Mi è stato chiesto di raccontare che cos'è la disabilità. Mi hanno chiesto che cos'è la disabilità per me. La stessa domanda l'abbiamo fatta a molte persone, disabili e non disabili. C'è chi ha saputo dare una compiaciuta risposta, chi ha solo guardato l'obiettivo rimanendo senza parole e chi, in poche parole, ha espresso tutto. Sì, ma la domanda rimane ancora la stessa. Che cos'è la disabilità? Allora non rimane che capire, attraverso la vita di chi la vive in prima persona o di chi ne sta a fianco, che cos'è per loro la disabilità. E forse poi potremmo darci una risposta. Facciamo un po' di luce prima di iniziare il racconto. Ho letto che la disabilità nell'antica Grecia e anche nel Medioevo non era ben vista. Anzi, qualche filosofo di un tempo consigliava di porre fine alla vita dei disabili per non farli soffrire. Ma ancor peggio, nel Medioevo, le donne che partorivano figli disabili venivano perseguitate e molte volte uccise perché detto popolare narrava che si fossero accoppiate con il diavolo e allora meritavano la morte. E i loro figli venivano molte volte esposti come giullari nelle piazze per essere derisi. Sono cose ormai passate, potremmo dire, superate, ci siamo evoluti. Beh, qualche anno più tardi ci ha pensato qualcun altro a deridere, uccidere e studiare le persone con disabilità. Mai sentito parlare del progetto Action T4? Provate a pensarci bene. Proprio loro, i nazisti, con il loro programma eutanasia o morte per compassione, come venne definito nel processo di Norimberga. Non credo che servano altre spiegazioni su cosa facessero alle persone invalide i nazisti. I tempi cambiano e fortunatamente anche le persone evolvono. O forse no. Non sono passati molti anni dagli ex manicomi dove non si sapeva come curare la disabilità e molti uomini, donne e bambini venivano abbandonati a loro stessi e molte volte sottoposti a torture sotto forme di cure, solo in nome della scienza. Ma è stato proprio tutto indispensabile. Non è forse meglio pensare che i disabili sono persone speciali? In Oriente si narra che le persone con disabilità vengono considerate incarnazioni delle divinità e pertanto rispettate e venerate. Ma allora non basterebbe solo amare il prossimo e regalare sorrisi senza porsi troppe domande? Proprio questo credo sia l'obiettivo di molte associazioni, fondazioni ed enti che nascono per portare aiuto e assistenza quotidiana a tutte quelle persone che ne hanno bisogno, facendoli oltrepassare le proprie barriere fisiche o mentali. Ed è grazie a loro che in questo breve ma intenso filmato possiamo raccontare cos'è la disabilità, senza troppe costruzioni cinematografiche, ma solo ascoltando la loro voce. E forse poi potremmo rispondere e capire che cos'è la disabilità. Per me la disabilità è un percorso sempre in salita, una qualcosa che piano piano ti logora, piano piano. Con noi, in riferimento a nostro figlio, quello che ci è mancato maggiormente è stata, diciamo, la condivisione di un percorso comune, la condivisione con altre famiglie. All'inizio noi con Simone eravamo un po', non dico soli, ma abbastanza improvvisati. Due parole, la disabilità è la mia vita, perché ho un figlio con autismo, è una disabilità molto complessa, molto difficile, che mette a dura prova sicuramente una famiglia, una coppia e insomma, tutto l'entourage, diciamo, anche di familiari a volte. Se uno mi chiede, ma è così difficile, così dura la tua vita? Io dico, no, mi sono abituata e quindi conosco mio figlio, so quali sono i suoi punti deboli e cerco di conviverci. Ecco, questo un po' per me è la disabilità. Temple Grandin è una professoressa presso la Colorado University negli Stati Uniti. A lei forse dobbiamo una tra le più belle frasi per descrivere la sua disabilità. Temple Grandin è un Asperger, ovvero un autistica ad alto funzionamento. Lei un giorno disse: "Different, but not less", ovvero sono differente, ma non inferiore. Thank you.
prima rianimazione cardiopolmonare in Italia fatta da un clown che si chiama Ombelix. Ombelix, prego. Scusi. Ti vedo sentire la lezione di chi sono le persone che sentendo respira. La disabilità è un modo di vivere, è una, definirla condizione è brutto, è secondo me una definizione brutale, è una realtà di vita, la possiamo secondo me meglio definire così, nella quale ci si trova con la quale ci si trova a confrontarsi. Un disabile parte con una certezza di avere maggiore difficoltà ad inserirsi nella realtà sociale e umana. È una cosa che non permette a quelli che sono in crocina di muoversi. Una frase molto bella che spesso viene attribuita al filosofo greco Platone è che ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui tu non sai nulla e quindi sii gentile sempre. Quando tu ti trovi a vivere questa realtà, inizi a guardare il mondo con occhi diversi. Inizi a guardare il mondo con occhi diversi perché, va bene, ok, i problemi del mondo, i problemi poi nostri, l'economia e quant'altro, va bene, però la lasciamo stare. Riprendiamo il contatto vero che c'è con la realtà. Essere genitore di un bambino, un ragazzino autistico è ancora più difficile perché c'è un carico delle famiglie ancora maggiore. La cosa che mi sento di dire sicuramente a tutti i genitori che hanno appunto una persona disabile in casa è quella di creare il gruppo, creare la condivisione di qualsiasi patologia, di qualsiasi problematica. Sicuramente ci sono stati dei momenti difficili, il momento più difficile è sempre quello della diagnosi, perché insomma uno rimane spiazzato e non sa che pesci pigliare e non sa cosa fare. E poi vabbè, un po' alla volta, insomma, come dico io, gambe e spalle, in spalla e si va avanti. Non posso dire che la mia vita è cambiata, cioè comunque continuo, cerco di fare tutto quello che fanno anche le persone normali con mio figlio. Ecco, e quindi io non mi sento una persona che è limitata nella propria libertà, nelle cose da fare. No, cioè la mia vita è bella così. Bella domanda, a cui non so rispondere, però posso dire che magari pensi, riguardi la vita degli altri, poi ti accorgi che quando riguarda la tua sarebbe molto meglio se tutti quanti pensassero che riguarda la vita di tutti noi. Questa è veramente una domanda molto difficile e mi viene da dire anche molto intima. Per capire cos'è la disabilità, secondo me bisogna fare esperienza, cioè toccare con mano la diversità che si vive nella vita di ciascuno. Quello che posso dire io, vivendo anche con una persona disabile nella famiglia, è che è un'apertura mentale che va data alla persona che vive la disabilità da vicino. Penso che la risposta migliore l'abbia data un bambino due giorni fa, che è il fratellino di una ragazza con autismo grave. Questo bambino fa la terza elementare. Il papà gli ha chiesto: secondo te cosa vuol dire che la tua sorellina è disabile? Lui l'ha guardato, ci ha pensato un po' e ha detto: vuol dire saltare le file a Gardaland. E questa è una cosa fantastica, secondo me, perché è l'innocenza di un bambino che vede soltanto l'aspetto più bello per lui e tutto ciò che invece c'è di fatica negativa, di sofferenza, non c'è. Vi cito una frase dello scrittore americano Chris Bradford, che dice: disabilità non significa inabilità, disabilità significa soprattutto adattabilità. Questo è un concetto semplice, ma rivoluzionario.
La rivoluzione sta proprio nelle azioni di ogni persona, nel gioire, soffrire e amare, nella condivisione. Genitori, volontari, professionisti e persone comuni ogni giorno danno il loro supporto nell'aiutare questi bambini e le loro famiglie con la realizzazione di molte iniziative. Ognuno può dare un contributo nella storia. Ognuno di noi ha il dovere di aiutare il prossimo. Perché, come diceva Andy Warhol, tutti noi saremo famosi per 15 minuti nella vita. Ma non è detto che sia grazie ai media. Lo potremmo fare anche solo aiutando qualcuno. E questo essere famoso, essere applaudito, può essere anche solo uno sguardo felice che un bambino disabile può regalarti. Ma ritorniamo a noi. E per farlo introduciamo questo nuovo passaggio nel racconto, l'arte e la disabilità. Trovano sede permanente le sculture di Arturo Martini e i disegni dipinti di Gino Rossi, due artisti trevigiani, due amici nella vita e che hanno condiviso anche la partecipazione alla Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, una guerra che poi li ha divisi. Gino Rossi, infatti, già labile psicologicamente, ne uscì particolarmente provato, rimase in un campo di concentramento a Restat fino al 1918 e quando tornò a Treviso nel 1925 fu ricoverato all'ospedale psichiatrico di Sant'Artemio, dove rimase fino alla morte nel 1947. La disabilità per me è un'opportunità di espressività che tutti abbiamo, cioè puntare sulle mancanze che abbiamo e cercare di lavorarci sopra per esprimerli il più possibile e per tirar fuori i talenti e aprirsi a questa società. E io mi sono permesso di fare un disegnino che rappresenta per me il concetto che ho appena detto, che è questo qua, che dalla sedia a rotelle, che è solo un simbolo, la persona si alza e sviluppa tutti i suoi talenti. Ecco perché per me è un'opportunità di espressività. La disabilità è una brutta bestia, è un motivo per superare i propri limiti, secondo me, perché se uno si adagia, si ripiange addosso, non può combinare nulla. Io, grazie appunto anche a mia mamma che mi ha spronato in tutti questi anni, sono riuscito a realizzarmi e a realizzare parecchi progetti, sia quella Wildem che quella squadra, che mi danno un sacco di soddisfazioni, perché se uno appunto sta lì in casa e non ha possibilità appunto di realizzare i propri sogni, i propri obiettivi, è una vita sprecata. E i Treviso Bulls sono nati un po' per caso, diciamo, perché i Black Diamonds di Venezia avevano due squadre, solo che sono andati in serie, dalla serie 2 sono andati in serie 1 e lì insomma, molti non volevano fare trasferte lunghe o comunque volevano continuare a giocare, allora mi hanno proposto di creare una squadra. Invece il hockey inizialmente è l'unico sport al mondo che dà la possibilità a vari tipi di patologie, anche quelle più gravi, di poter praticare uno sport di squadra. Qui chi ha poca forza può utilizzare una tee di plastica che viene posizionata sotto le pedane e da lì può controllare la pallina. Invece chi ha un po' di più forza utilizza una mazza di plastica per controllare la pallina e segnare. Si gioca 5 contro 5 e appunto è uno sport un po' per tutti, perché noi in squadra abbiamo una ragazzina di 11 anni fino al capitano che ne ha 46, maschi e femmine insieme, quindi è un bel gruppo, insomma. La disabilità è in qualche modo un'etichetta che la società contemporanea attribuisce a persone che hanno diversi modi o migliori modi in tanti casi di esprimere altre potenzialità. Io la vedo da diversi punti di vista, tipo c'è quella fisica, quella mentale, in tante maniere, però secondo me la peggiore è l'ignoranza, il non voler accettare gli altri per quello, per come sono, e bloccare il loro percorso. Sinceramente non so cosa si possa fare per la disabilità, l'unica cosa che si può fare è diminuire quel gap che c'è da parola disabile a parola abile. Alla Chiesa e nello specifico a Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, dobbiamo delle riflessioni molto importanti a carico della disabilità. Papa Giovanni Paolo II infatti in un'enciclica dichiarò:
il diritto che ha ogni uomo e ogni donna disabile in qualunque paese del mondo ad una vita dignitosa. In queste frasi viene rimarcato l'aspetto di dare dignità a chiunque, soprattutto ad una persona con disabilità. Cosa mi hai detto prima, Caio? Ma... Caio da piccolo. Posso prenderti, Caio? Sì. Me lo presti? Grazie, Caio, sta buono, eh? Per disabilità intendiamo l'impossibilità di agire come si vuole o come il contesto sociale o del momento ci richiede, tutti sono passati per una qualche disabilità. Semplicemente un modo diverso di vivere la vita. Il futuro è la macchina del tempo. Spiegare che cos'è la disabilità forse non è così semplice come sembra. Ognuno ha dato la sua versione, di chi la vive in prima persona e di chi la vede dall'esterno. Forse è proprio un modo diverso di vivere la vita, o forse è il futuro. Credo però che per noi tutti la disabilità è prova di vita, è amore per il prossimo, è conoscenza o, semplicemente, è solo un modo di guardare le persone che ci circondano, persone abili, anzi, insuperabili. A volte basta poco, a volte le lacrime sono spazzate via da piccoli traguardi. Ho alcune date segnate nella mia agenda. Sono futili, piccoli traguardi che mio figlio ha raggiunto nel passato e che, anche se sembrano delle immense banalità per altri, per me, come per tutti quei genitori che come me vivono questa situazione, somigliano molto ad una vittoria olimpica. Oggi mio figlio ha imparato a tagliare con le forbici. Campione del mondo, campione del mio cuore.